Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Mind Test Eaton. Allora, nello scorso episodio dicevo appunto che non so più granché che cosa fare e infatti non so quanto continueranno gli episodi e quanto saranno settimanali perché sarà un po' difficile. Sto prendendo anche in considerazione di alternarlo magari a qualcos'altro. E però nel frattempo ho ricevuto un commento, diciamo, da commentatore video, si chiama. Aspettate che controllo, per non dire cavolate. Commentatore video, sì, che mi ha chiesto di fare una casa con i cubi di plastica. In realtà, forse lui sta pensando alla... Tra l'altro non ho ancora risposto al commento, perché me l'ha fatto tipo un'oretta fa. Lui sta ancora pensando alla scorsa serie in cui avevo aggiunto quella mod dei cubi di plastica, ma in questa, per problemi con la plastica, per cui hanno cambiato la ricetta, eccetera, eccetera, credo non sia compatibile, o comunque non l'ho aggiunta all'inizio, e quindi al momento non ho la mod della plastica di cui lui parla. Poi gli risponderò, ma comunque lo avrà già saputo per commento, diciamo, mentre sarà uscito questo video. Ma ho pensato che noi abbiamo aggiunto una mod, o almeno mi pare che fosse una mod apposita per i dipinti. Ma forse sono semplicemente quelli da Home Decor. Forse sono quelli della Home Decor. No, sono quelli della Home Decor. Ma ci sono un sacco di dipinti carini. E allora ho pensato, perché non fare una galleria d'arte in cui mettere tutti questi dipinti che andiamo a creare? Certo, non verrà mai nessuno a visitarla, ma... innanzitutto quello che vorrei capire è che cosa serve, ma sono quasi tutti coloranti, ecco, cosa erano, niente di particolarmente strano per farli, quindi ci sta. E questo invece blank canvas, ok, lana e sticketti, che questo ne abbiamo in quantità. Quello che volevo provare a fare è utilizzare, allora, lo spazio che ho pensato per ora di adibire come galleria d'arte è questa piccola collinetta là che vediamo giù in fondo dopo l'orticello. Mi pare che lì ci sia lo spazio sufficiente, diciamo, per farci stare una galleria d'arte. Vorrei farla tipo lunga, a galleria, un po' stretta, tipo un corridoio, che si sviluppi, adesso non so se longitudinalmente in questo verso, oppure nell'altro modo, cioè trasversalmente, in questa direzione. Forse per la conformazione della collinetta è più comodo farla trasversale. Però arrivando da casa forse è più bella vederla dritta, cioè nel senso che tu arrivi, hai la porta, entri direttamente dentro la porta della galleria d'arte, ti fai la galleria e poi esci. Potrei effettivamente farla magari come... non a ferro, tipo a U, cioè che fai così, poi giri e poi hai degli altri quadri nell'altra parte e torni indietro. Può essere un'idea effettivamente, può essere una bellissima idea. Non mi dispiace per niente come idea. Anzi, potrei farla iniziare un pochettino prima, tipo qua. Abbiamo dei blocchi per darci un'idea di... ecco, prendiamo dei blocchi di dirt intanto, per avere un'idea di come sta venendo la notte, ovvio. Di come potrebbe venire, allora. Se noi abbiamo uno spazio, diciamo, di 3 per camminare, no? Così mi sembra abbastanza che puoi vedere i quadri da una parte e dall'altra. Così mi sembra... discreto, no, non è troppo stretto, neanche troppo largo. Vedi qua, vedi questo. Ok. Ma credo di aver... no. Credo di aver accidentalmente aumentato la sensibilità dei DPI del mouse, perché mi gira molto più in fretta il mouse. E fare tipo così. Allora, dovrebbe essere parecchio lunga probabilmente, perché avrà bisogno di parecchio spazio. Allora, una questione del tipo, con una porta d'ingresso qua. Uno entra. Bellino, bellino, proprio bellino. Poi fai il giro qua in fondo. Oh, bellino, bellino. Arrivederci, grazie. Magari con un guest book alla fine. Dai, abbiamo tipo una scrivania, un qualcosa che ci dà la home decor. Home decor. Vediamo. Allora, home decor, papapero, tipo un desk, qualcosa, locked desk, desk, ma un qualcosina con tipo un libro appoggiato, no, no, è troppo, è fantasmagorico, è quello di avere un libro.
Là c'è una libreria. Sono dei tappeti. Che sta roba? Stained glass. No, no, direi proprio di no. Direi proprio che non c'è una roba del genere. Welcome mat. No. Perché una scrivania non dà lo stesso effetto, eh. Forse un tavolinetto, ma senza qualcosa sopra è un po'. Boh, no, niente guestbook. Sarebbe stato bello, ma. So, possiamo mettere la scrivania con. Credo che possa contenere un piccolo inventario la scrivania. Anche perché se c'è la versione chiusa, locked. Dovrebbe poter contenere qualcosa dentro. Metterci un libro dentro. Non so se si possa scrivere sui libri. Book. Cerchiamo book. Perché un tempo non si poteva scrivere. Non so se hanno cambiato qualcosa. Writable book. Sì. Proviamo un attimo a vedere writable book. Red. Dai, mi piace red. Ah, ha un libro con il colorante. E il libro come si faceva già qua? 3 di carta. Abbiamo 3 di carta. Sì. 1, 2, 3. E colorante rosso dovremmo averne in abbondanza, infatti. Ma forse ne avevamo più verde. Prendiamo il verde, va? Che effettivamente anche i fagiolini ci danno il verde. Quindi, vabbè, facciamo così. E il verde. Ok, writable book. Sì, faccio col. No, Oh! Sì. Non posso scriverci sopra, ma posso piazzarlo. E posso aprirlo. Sì. Sì. Questa è una cosa fantastica, ragazzi. Allora, home decor, allora vediamo dove mettere il guestbook a sto punto. Noi stiamo pensando alla parte finale. Io sto pensando alla parte finale del tutto. Quando dovrebbe essere. Filling cabinet, com'è fatto? Ha un affare con un cassetto tipo. Che però mi sembra più carino che non. Questo è per i. Dishwasher pure. Sì, è una lavastoviglie. Però forse mi sembra più adatto rispetto a un. Questi sono proprio da cucina. Questo è un comodino. Forse è la cosa più adatta a quello, eh. Oppure questo tavolinetto. Eccolo, questo è table. Quanto sarà grande? Proviamo. Oppure questo, table 2. Ah, questo è semplicemente una table con il colore cambiato. Proviamo a vedere la table innanzitutto. 3 di legno e 2 stecchetti. Allora, facciamo degli stecchetti intanto. E 3 di. Ma forse era più su, eh. Così. Sì. Proviamo un attimo. Ok, e il libro sopra? Bellissimo! Bellissimo! Secondo me ci sta alla grande. Ci sta alla grande. Bello, bello. Scusate un attimo, ragazzi, dovevo un attimo interrompermi. Oh, ciurma, rieccomi. Uff. Scusate, ma sono dovuto andare a fare una corsa per una roba e sono sparito tipo mezz'ora nel frattempo. Lasciando qua tutto acceso. Porca miseria. Allora, l'idea era quella di farlo con il legno d'acacia, con la galleria. Quindi andiamo a lanciarci sul legno d'acacia e raccogliamo un po' di legno d'acacia. Forse conviene di più con la motosega, ma dovrei avercela con me se non ricordo male. In uno degli zaini, forse il primo effettivamente. Sì. Chainsaw. Allora, andiamo a. No, ok, non funziona come immaginavo. Ok.
Give me the sapling blocks, cause I have to put them into the ground. Mannaggia, best singer of the world, altro che European Award, cioè qua mi fanno vincere il Nobel per la musica, che istituiscono apposta per me, cioè, lascia stare. Allora, il Nobel per la pace per chi non la usasse mai. Cosa? No, ma mi ha tagliato la chioma di quegli alberi, penso che te... Ah, stupida di una motosega. No, è proprio buggata con gli alberi non standard. Cos'è sta storia? Ho il mouse che gira un po' per i fatti suoi, ma poi non ho aumentato il DPI, perché... Boh, mi sembra che vada molto più... rapidissimo. No, io volevo metterlo qua. Ciao. Ma forse c'è un'impostazione... No. No. Allora, prendiamo sto legno, quindi anche convertirlo in... Legno da caccia. Ok. E andiamo là a impostare, diciamo, questa bellissima galleria d'arte XDXD. With the best of the world, best artist of the world, perché uno c'è e si chiama Mazzetes e quindi è il migliore del mondo, cioè. È un po', ti piace il vincere, oddio l'erba che si è aggiornata tutta in contemporanea, è un po' ti piace il vincere facile, ecco, però, dai, cioè, diciamo, ce lo sono o non sono il miglior artista di questo mondo di mai intestito? Lo sono, c'è poco da dire. C'è poco da fare, c'è poco di tutto, è un po' carente, ecco. Ok, basta, l'aspetto. Sto degenerando troppo rapidamente. Allora, sterba mi rompe davvero le scatole. Ma col fatto che spredda da sola è una cosa che è proprio odiosa. E deve essere messa da qualche mod, probabilmente. Forse addirittura da quella mod farming che abbiamo così tanto declamato. Oppure è dalla... No, non è dalla... Perché Vanessa mi ha detto che di sicuro non è della sua. Quindi che non sia di quella da farming. Probabilmente sarà di quella da farming, non lo so. Ma è una roba che rompe davvero l'anima. Cioè, guardate quanta cavolo di erba c'è. E ce ne sarà tipo vita naturale durante... Allora. Ok. Ah, dicevo, ho già finito il legno, invece no, avevo finito solo il primo stack. Allora, no, perché qua... ho saltato, vabbè. Allora, alta 3. Che pro che sono, ecco, infatti appena l'ho detto. Allora, così ci sta. Allora, facciamo qua l'ingresso. Così. O lo facciamo più sbarazzino. Tipo con questo bucato. Tipo che viene in avanti, una roba del genere. Forse è più carino effettivamente con quello così. Facciamo i due. Sì, ho un'ascia, perché non usarla? L'ascia ora doppia. L'avete visto il mega ritorno di Rischia tutto? Sì? No? Forse? Cosa ne pensate? A me è piaciuto. Sono riuscito a vederlo poco in realtà, perché la tessera sono dovuto uscire. Ma a me Rischio tutto piaceva un sacco, come era un tempo, e questo qua mi è sembrato ben fatto. Non l'ho seguito alla fine, ma la seconda serata mi piaceva un sacco il concorrente, quello che andava sulla musica lirica, che concorreva per la musica lirica. E, no, davvero, GG.
Secondo me è stato davvero uno tosto, uno tostissimo. Allora io farei che alzare magari uno in più qua. Scusatemi. E fare un po' un tetto spiovente. Del tipo slab, blocco. No, allora ancora uno più in su. No, dove stavo cadendo? Non so come ho fatto a non cadere del tutto. Però l'ho fatto. Da fare slab, blocco, slab, blocco. Allora ce li ho gli slab di acacia, no? Sì. Allora, vediamo un attimo con gli slab di acacia come viene. Allora. No! Allora. Slab, occhio a non cadere. Sì, ne ho bisogno di un po' di più. Slab, slab. Il blocco deve essere più basso, però quindi facciamo così. Te pareva. E dai, andiamo da qua sotto. Però forse tutto monocolore così è un po' pesante. È un po' pesante tutto così monocolore. Monocromatico, che dite? Ma no, dai, ci può stare. Ci può stare, sì, non stacca molto. Forse bisognerebbe fare un... Ma se qua tanto lo rompiamo. Non mi sembra male. Ecco, forse gli ingressi li farei diversi. Qua questi due archi, diciamo, di ingresso li farei un po' diversi. Forse con della sandstone. O forse stacca troppo la sandstone, sapete? Forse stacca troppo e a parte che qua devo fare così. Ho già finito tutto. Ho già finito anche il legno. Giusto per fare sto pezzettino qua. Tre alberi mi sono voluti per fare sta roba qua. Beh, in real life effettivamente ne avrei usati molti di più. Guardiamo. Allora, aspetta, voglio solo metterlo qua un attimo per capire. Togliamo? No, me ne serviranno. Quello lo devo lasciare perché sennò si capisce un caso. È giusto da avere un'idea da fuori di come possa apparire. Altri slab, please, grazie. Così. Così, questa fila l'avevo finita, sì. Allora mettiamoli pure qua. Allora, vediamo come stanno. A me piace, a me piace decisamente. Quel blocco là si vede, sì, è questo qua. Allora, vorrei capire se mettessi per esempio del legno intero. Ecco, magari non questo, quello proprio di acacia. Qua. Secondo me ci sta alla grande. Allora, andiamo a raccogliere un po' di legno d'acacia. Magari torniamo prima che faccia notte, eh? No, forse non ce la facciamo, tornare prima che faccia notte. Ma giusto per avere un'idea. Poi vediamo come gira la situa. Allora. Allora. Dove sto andando? Via di qua. Fuggite, sciocchi! Allora, andiamo un attimo. Ne ho presi solo 8, quindi non mi bastano neanche per un'arcata, in realtà. Stupido idiota che non sono altro. Però almeno ci diamo un'idea. No, forse mi bastano. 3, 3, 6 e 1, 7. No, mi bastano. Manco farlo apposta. No, in realtà avrei dovuto farlo apposta. L'avessi fatto apposta, sarebbe venuto giusto, effettivamente.
Mentre invece non l'ho fatto apposta, ma mi è venuto giusto lo stesso. No, perché sto mettendo quelli sbagliati? Allora. Ok, e poi no, girati dall'altro verso. Oh, lo screwdriver, prendiamolo un attimo. Mi sembrava strano che non avessimo dovuto usare. Dov'è andato il mio screwdriver? Sarà a ricaricare, porca miseria. Eh sì. E niente, ora cerchiamo di metterlo dritto a mano. Forse è un po' molto strana effettivamente come struttura. Però dai, è una galleria d'arte d'altronde, cioè se non è un po' strana lei. Non mi convince. No, c'è qualcosa proprio che mi turba in questa struttura. Ma al momento non ho altre idee. Se per caso avete poi delle idee diverse per come farla, le accetto grandemente. Ma già che ci siamo, appoggiamo il libretto con il tavolino qua all'uscita. Allora, il libretto. No, il tavolino e il libretto. Ok, non ha neanche ancora il pavimento questo posto, ma ha già il guestbook. Cioè, lascia stare. Per ogni quadro poi potremmo effettivamente mettere un... Però così è troppo attaccato all'uscita. No! Stupido. Rimane sospeso? Rimane sospeso. Lol. Dammi la dirt. Ok, sti semi, ok. Potremmo effettivamente mettere delle targhette vicino ai quadri, tipo un cartello con scritto questo è il quadro più bello che c'è. Ah, ma i quadri ci sono anche dei 3x3? Perché non ho considerato se ci sono dei quadri grandi grandi. 1, 10, 11, 12, ma secondo me sono dei 2x2. Occhio, un 3x3 sarebbe davvero. Picture frame. Ah, queste sono forse quelle da tavolino, no? Belline da tavolino. No, beh, credo che siano un 2x2. Poi vabbè, vedremo. Speriamo di non aver fatto dei casini. Ma iniziamo ad arredare magari la prima parte, ecco. E poi vediamo. Detto questo, io credo che il nostro tempo per oggi sia scaduto. Faremo poi anche un bel cammino, una bella stradina per andare in là. Visto che non abbiamo nessuna stradina per ora qua in giro. Anche l'orto è tutto un po' a caso. Dovremmo fare ordinare un po' tutta la zona. Effettivamente, siamo ancora un po' accampati. Io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. E soprattutto a commentare il layout di cosa vi come vi piacerebbe vederla. Così è. Ha il suo perché, ma non mi convince del tutto. Forse vorrei fare un inserto diverso in quella T centrale. Quella T centrale, diciamo che c'è tra le due porte. Quel pilastro e qui sopra le due porte. Boh. Comunque, ci vediamo nel prossimo episodio. Vi auguro una buonissima giornata. Ciao a tutti. Ciao!